signori, un'altra puntata d'eccellenza di questo nuovo ciclo che ha un titolo molto generale, cosa fare e come con i fondi del Recovery Fund, ma in realtà poi parliamo di tante altre cose. Ospite di lusso che è Cesare Damiano, che è, dico proprio, insomma, lo conoscete tutti, quindi ci sarebbe nemmeno da presentarlo, tanto è noto all'ufficio, come diceva il vecchio sindaco. Cesare Damiano, che è consigliere d'amministrazione dell'INAIL, è stato, lo ricorderete tutti, un ottimo, devo dire, ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed è anche presidente di un'associazione importante, molto cresciuta peraltro davvero negli ultimi anni, presentissima sui media, sui giornali, e che è Lavoro e Welfare. Dico solo tre cose, tanto per dare un punto di riferimento: dà puntualmente tutti i dati per quello che riguarda la cassa integrazione in tutte le sue sfaccettature, analizzandoli, approfondendoli per zone, per regioni, per, insomma, è un quadro veramente completo e da cui emergono tante cose interessanti. Poi cura anche da qualche tempo un osservatorio sulla pandemia da Covid-19, approfondendo alcuni aspetti tipo gli indici di mortalità e così via. E poi anche l'osservatorio cura, e queste sono tre cose, delle altre, ne fa anche altre, però queste sono tre cose che colpiscono particolarmente, anche un po' l'andamento delle dinamiche salariali, delle retribuzioni, eccetera. Altro aspetto importante. Allora, Cesare, partiamo proprio da questi tre elementi. Intanto abbiamo poco tempo, però sì, insomma. Sì, prego. Ma intanto volevo naturalmente ringraziarti per le bellissime presentazioni, salutarti, salutare tutti coloro che ci ascoltano. Bene, grazie mille. Allora, Cesare, dicevo, di queste tre aree, proprio in pillole, alcuni elementi recenti, insomma, che sono emersi o che stanno emergendo. Ma in pillole possiamo dire questo: la cassa integrazione sta migliorando, nel senso che se io prendo i mesi caldi, quelli di aprile, maggio, eravamo a 871 milioni di ore prenotate, autorizzate. Teniamo sempre conto che secondo l'INPS di queste ore soltanto il 42% mediamente viene poi realmente impiegato, quindi bisogna sempre tagliare a metà. 871 milioni. Considera che nei primi mesi dell'anno eravamo a 20 milioni. Pensa che balzo dovuto alla pandemia. Poi lentamente siamo scesi a oltre 200 milioni, quindi si può dire un miglioramento. Però, sempre però 10 io volte. Vorrei osservare che 10 volte quello che eravamo all'inizio dell'anno. Quindi, prima osservazione, migliora, ma facciamo attenzione, perché la situazione non è normale e probabilmente queste restrizioni ulteriori faranno nuovamente crescere la cassa integrazione. Quella di ottobre ce l'avremo fra una settimana, perché i dati sono dell'INPS. La seconda osservazione, c'è dato, sono pillole, settembre, per capirci. Settembre, fino a una settembre. Settimana ci saranno quelli di ottobre. Esatto, ci saranno quelli di ottobre, vedremo come va, ma probabilmente ancora non risente delle restrizioni. La seconda osservazione è questa, che i lavoratori privati che stanno in cassa integrazione, anche qui dal nostro calcolo, sempre sulle ore autorizzate, sarebbero 2 milioni di lavoratori fuori dalla produzione all'inizio dell'anno, ma come ho detto tagliamo a metà, come ha detto l'INPS, il tiraggio è il 42%. Questi lavoratori, non pensiamo che quando stanno in cassa integrazione, come si dice, prendono lo stipendio intero, hanno dei tetti e delle percentuali. Quindi il calcolo che noi abbiamo fatto, l'hanno fatto anche i consulenti del lavoro, per quanto riguarda la perdita salariale media per un metalmeccanico da 22.000 euro lordi all'anno, è di circa 400 euro al mese. Quindi non sono noccioline, sono risorse in meno che arrivano a chi sta in cassa integrazione. Quindi questo per dare un quadro relativo agli andamenti della cassa integrazione. Non c'è niente di cui, come si dice, bearsi, non possiamo stare ancora tranquilli. In secondo luogo, la perdita salariale è abbastanza importante.
Senti, sulla pandemia, voi guardate soprattutto gli indici di mortalità, insomma. Sulla pandemia noi osserviamo ovviamente i contagi, le guarigioni e gli indici di letalità e di mortalità. Però noi ci basiamo molto sugli indici di mortalità perché l'indice dei contagi dipende molto dai tamponi che fai. Se fai 1 milione di tamponi hai 170.000 contagi, più o meno è quella la cifra, 150.000. Se ne fai la metà avrai la metà dei contagi. Quindi i contagi sono un po' ballerini. All'inizio dell'anno, nella prima pandemia, i contagi erano più bassi perché si facevano i tamponi solo ai casi più gravi. Poi Certo. i tamponi si sono allargati 200-300 mila al giorno, quindi è evidente che i contagi si sono moltiplicati. I decessi purtroppo sono statisticamente quelli che sono, non è che li possiamo in qualche modo truccare. È evidente che uno può farsi la domanda: quelli che hanno una certa età, magari il Covid aggiunge alla patologia preesistente di natura oncologica, respiratoria, un valore aggiunto che porta alla morte. Quindi non sappiamo esattamente, però sono classificati come mortalità che deriva dal Covid. Che cosa si può dire? Io posso solo dire alcune cifre banali. La prima, che nel mese di aprile abbiamo toccato la vetta. Avevamo 518 morti al giorno. In quel mese abbiamo avuto 15.000 decessi, anche un pochino di più. Poi c'è stato il lockdown e la curva è discesa fino a un minimo ad agosto, 11 al giorno. Tu pensa, da 518 a 11 la differenza è meno 98%, quasi azzerata. Poi c'è stata, come si dice, la cicala estiva, no? Chi ha in qualche modo gozzovigliato, abbiamo pensato che ormai eravamo al Cosa riparo, le passata? discoteche, tutto quello, le spiagge, gli assembramenti, la movida, tutto quello che ci hai messo, lentamente è risalito. Da 11 di agosto a 14 settembre, la media di 88 ad ottobre, però io ho voluto fare con i miei ricercatori un calcolo, ho detto spacchettiamo per settimana, vediamo di settimana in settimana da ottobre quello che è capitato. Allora ti dico semplicemente che la prima settimana di ottobre 25 morti al giorno, la seconda settimana 48, la terza settimana 101. La quarta settimana 215, poi siamo saliti a 300, adesso siamo nell'ultima settimana, quella che abbiamo negli ultimi giorni che abbiamo alle spalle, a 634 mediamente morti al giorno. Abbiamo addirittura sfondato in questi ultimi giorni quello che era stato l'apice del mese di aprile, quindi è chiaro che il decesso arriva dopo un mese e mezzo dalla contrazione della malattia. C'è sempre un effetto elastico che va considerato, però anche qui cerchiamo di fare molta attenzione. Io il Covid l'ho avuto, vi assicuro, lo dico ai negazionisti, esiste. Esiste, è subdolo, insidioso, pericoloso, ti sospende fra la vita e la morte. Non è una forma di influenza. È una malattia diversa. Io ho avuto la polmonite bilaterale, quindi con febbre, tosse, sono stato allo Spallanzani, mi hanno dato l'ossigeno, non intubato e neanche in terapia intensiva, quindi come si dice, un po' a metà strada. Ma fate attenzione, perché poi adesso valuto le conseguenze sul cuore, sui polmoni, sul fegato, sugli apparati che ti consentono di vivere una vita serena. Quindi non si può scherzare. Secondo me c'è un'accelerazione molto importante. Bisogna spezzare questa salita. I dati ce lo dicono, io lo dico da studioso, da statistico. Io non voglio parteggiare per questo o per quello, alimentare false polemiche. Ce n'è troppe di polemiche, c'è bisogno di unità e di consapevolezza. Senti Cesare, intanto saremo contenti di vederti in forma, che stai bene e questo ci fa davvero piacere. Anch'io sono contento, ti assicuro che non è stata facile, un mese è durata. Certo, immagino. E, senti, e sui provvedimenti del governo, no? Che sono stati via via presi, invece, insomma, che valutazione dai? E poi anche, visto che siamo in epoca di legge di bilancio, c'è stata, parlando anche del quadro politico, c'è stata un'apertura da parte di Forza Italia per dare una mano, insomma, anche se poi pone
alcune condizioni. Ecco, queste due cose, una valutazione sul presidente del governo e complessivamente, e l'altra sull'aspetto politico, che atteggiamento pensi debba avere la maggioranza verso questa disponibilità condizionata da parte di Forza Italia? Ma il governo ha fatto dei provvedimenti giusti e ha commesso anche degli errori. I provvedimenti giusti, a mio parere, sono stati quelli di dotare il sistema privato della cassa integrazione. Giratela come volete, qualcuno l'ha detto, o Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, adesso non ricordo, si sono salvati, si stima, 600.000 posti di lavoro, se no ci saremmo trovati di fronte ad un disastro, perché la cassa integrazione, pur dando una risorsa inferiore, come ho detto, a quella che è lo stipendio normale, ti dà un riparo e inoltre ti consente di rimanere occupato e dipendente della tua azienda. Quindi l'azienda può anche valutare, metto in cassa integrazione, vedo come va, poi riapro, mi auguro di riaprire, se riapro prendo tutti, prendo una parte, però intanto quelle persone sono al riparo, io come azienda non ho dei costi. Quindi la cassa integrazione accompagnata al blocco dei licenziamenti. Io ho insistito, all'inizio c'erano due date diverse, ho detto ma scusate, fate la data uguale, cassa integrazione e blocco dei licenziamenti sono gemelli siamesi, devono stare proprio attaccati uno all'altro, non possono avere delle date sfalsate, perché se no si squilibra il sistema. E questo è stato fatto. Parentesi, scusa Cesare, parentesi, proprio recentissima questa presa di posizione della Banca d'Italia, che ho letto oggi, che dice che servirà la cassa integrazione a lungo, dice. Non ho letto proprio ancora tutto il comunicato, a lungo ancora la cassa integrazione. Ma io penso che la Banca d'Italia, sì, insomma, sai, non è sempre tenera. Se lo dice la Banca d'Italia, guarda, io l'ho detto in tempi non sospetti, fatela durare a lungo, non basterà, ma bastava un bambino per vedere la situazione, ci vuole un genio. Quindi probabilmente a marzo non sarà ancora sufficiente. Cioè, rendiamoci conto che la fine della cassa integrazione da Covid e del blocco di licenziamenti può causare una massa di licenziamenti socialmente ingestibile. Lo dobbiamo sapere adesso, quindi utilizzare tutte le risorse europee a partire dal SURE, anche perché, te lo ripeto, la cassa integrazione è un tiraggio, si mettono dei soldi 100, ma se ne spendono 42, quindi quello che si risparmia può essere reinvestito per allungare, come si dice, il periodo di tutela. Quindi io credo bene cassa integrazione, blocco dei licenziamenti, bene non far costare la cassa integrazione in più ai datori di lavoro, bene dare soldi a fondo perduto a quelli che certificano una difficoltà, che sono costretti dal lockdown a chiudere le loro attività. Il governo dice devi chiudere, quindi devi avere delle risorse per poter stare in piedi anche nel futuro, passare, come si dice, traghettare, saltare dall'altra parte della sponda di questo fiume nel momento in cui il ponte è crollato, quindi un ponte di barche come si faceva nella prima guerra mondiale. Allora, detto questo, poi ci sono probabilmente anche dei ritardi, delle insufficienze, ad esempio l'erogazione della cassa integrazione con i ritardi che aveva un tempo accumulato, chiaro che questo, come si dice, ha colpito l'opinione pubblica, ma soprattutto i lavoratori che aspettavano le risorse. Quindi io dico sempre, dare i soldi e darli in fretta. Il giro che si faceva della cassa in deroga per le regioni era un giro sbagliato, troppo lungo, bisogna semplificare, diciamo così, le procedure. Non dimenticare nessuno, qui qualcuno viene dimenticato, io questo lo dico criticamente al governo. Adesso mi pare che per gli ambulanti si sia eliminata la tassa dell'occupazione del suolo pubblico, mi pare di aver capito, anche quelli erano stati un po' dimenticati. Quelli che organizzavano le fiere non le possono più organizzare, a queste persone va dato una copertura. Le colfe e le badanti, abbiamo dato i bonus all'inizio, 600 euro di bonus per un paio di mesi, mi pare. Bisogna pensare adesso a che cosa fare, se no il tutto si carica sulle famiglie, 800.000 colf e badanti regolari a fronte di 1 milione di irregolari. Paradossalmente il governo ha fatto una misura di emersione, 180.000 sono emerse dal nero, dopodiché sei regolare e
dici, ma forse era meglio se stavo al nero, perché adesso che sono regolare ho un contratto, o la licenzio o la pago per non venire, perché il governo mi ha suggerito non far entrare in casa persone estranee. Quindi qualche contraddizione, come si dice, esiste, come per i lavoratori dello spettacolo. Quindi io dico, nel momento in cui arriva la legge di bilancio, bisogna in qualche modo immaginare che nessuno davvero deve rimanere senza una tutela. E poi, al fondo di tutto, c'è un cambiamento di paradigma culturale ed economico. Giustamente la Ursula von der Leyen ha detto, a differenza del 2008, quando i governi scelsero il malaugurato rigore, ti ricordi cosa è successo alla Grecia, che dall'oggi al domani pensioni tagliate a metà, prive di ammortizzatori sociali, licenziamenti, oggi si sceglie la strada dell'investimento. Diciamo che siamo passati dal turbocapitalismo al rispolverare Keynes, per fortuna. Investire in che cosa? Infrastrutture materiali, immateriali, nella digitalizzazione, nel contrasto al dissesto idrogeologico, cioè quelle grandi infrastrutturazioni che un paese delle quali un paese moderno ha bisogno. Io spero che questo passaggio culturale ci sia. Ormai a livello mondiale si dice, un tempo si diceva, guai se l'inflazione supera il 2%, adesso si accendono i ceri alla Madonna perché arrivi almeno al 2%. Quindi mi pare che, come si dice, dobbiamo smontare il vecchio modello, proprio nei suoi paradigmi fondamentali, e scommettere sugli investimenti e considerare lo Stato sociale, vale a dire previdenza, sanità, ammortizzatori, come un'infrastruttura sociale di cui un paese moderno ha assolutamente bisogno. Un ultimo flash, perché siamo già fuori tempo, ma sulla posizione di Forza Italia. Mi interessava sentire la tua opinione. Io penso che la mano tesa, diciamo così, la differenziazione nell'ambito del centrodestra che offre Berlusconi e Forza Italia vada raccolta, ma senza, come si dice, immaginare scenari che non esistono, non li vuole nessuno. Qui non si tratta di far entrare al governo, non far entrare al governo, qui si tratta semplicemente di coinvolgere le forze disponibili in un dialogo che consenta insieme di prendere le decisioni giuste, di votarle insieme, di avere un appoggio esterno, senza commistioni. Non si tratta di cambiare, diciamo così, il perimetro di un governo, ma si tratta di allargare a quelle forze che, anziché fare demagogia e populismo, si dimostrano capaci di fare delle proposte che aiutano il paese. Sono favorevole. Un'ultima cosa, il MES, questi 35-36 miliardi per la sanità, francamente io non riesco a capire perché non si debbano utilizzare. Perché tra l'altro i paesi che non lo utilizzano è perché possono finanziarsi sui mercati a un tasso più basso di quello che pagherebbero col MES, che è basso, ma loro, la Germania addirittura ha tassi negativi, cioè la gente gli dà i soldi, ma non è il nostro caso, perché noi, se come abbiamo visto col BTP Italia, paghiamo interessi più alti, quindi perché non utilizzare? Perché dice ci sono, secondo le condizionalità, ma non ci sono, e poi le condizionalità ce le avremo comunque dalla situazione generale. È un grave errore, a mio parere. Guarda, non devi chiederlo a me, perché io volevo una tua opinione. Il MES andrebbe utilizzato. Secondo me è una posizione ideologica, arcaica, superata, che non ha ragione di esistere, perché non ci sono le condizioni per le quali si nega l'utilizzo del MES. Non è vero, si dicono delle cose anche non giuste, si creano delle condizioni, come dice, di paura verso uno strumento che invece ci può aiutare. E aiutare dove? Proprio in quel punto delicato che si chiama sanità. Anche perché nei decenni passati il turbocapitalismo, come si dice, si è saziato, ha bevuto il sangue delle pensioni e della sanità e degli ammortizzatori sociali, cioè delle protezioni per i più deboli. Basta con questa politica dissennata e forsennata, perché aver, come si dice, cancellato i presidi sanitari territoriali ci ha portato anche in questa difficoltà. La situazione è difficile perché non c'è un filtro di base, e quindi c'è, come si dice, un'aggressione nei confronti di quello che è rimasto, gli ospedali, che non ce la fanno a reggere. E poi sai cosa voglio dirti, per come è fatta l'Italia? I nostri medici, i nostri infermieri, chi lavora nelle RSA a fare le pulizie o negli ospedali, a marzo
eroi e adesso sono i dannati? No, quelli sono sempre gli eroi, perché è gente che ci lascia la vita e sì, purtroppo è anche vittima di un sistema che funziona poco. Cesare, grazie mille, davvero hai toccato dei punti nevralgici, abbiamo sfondato un po' il tempo che ne valesse davvero la pena. Grazie mille e in bocca al lupo, ovviamente ci risentiremo in questo ciclo almeno un'altra volta, almeno. Ce la devi concedere. Crepi il lupo. Buone cose. Grazie, un saluto a tutte e a tutti. E anche un saluto a te naturalmente. Grazie mille.